ragazzi, allora oggi voglio filmare, mi è venuta proprio voglia di fare un video all style sui preferiti, perché ci sono un sacco di prodotti e anche qualcosina fashion di cui voglio parlarvi, che mi sono piaciuti nell'ultimo periodo, che mi stanno piacendo tantissimo. Mi fate sempre un sacco di domande su queste cose e vi anticipo anche che ci sarà una mega sorpresa, ragazzi, nascosta in questo video, un mega regalo per voi. Non mi anticipo altro, quindi vedrete tra un po', stay tuned, perché sicuramente vi interesserà tantissimo. E quindi sì, voglio fare questo video un po' Nicole del 2012, tipo, in cui vi faccio vedere i preferiti del periodo. E mi mancava filmare questo genere di video, anche se mi piacciono ovviamente i mukbang, tutte le challenge eccetera, ogni tanto mi piace tornare alle origini e parlarvi molto onestamente, come se fossimo delle amiche face to face senza la videocamera, perché in questo momento sto parlando a voi, ma siete una videocamera in questo momento, ok? Voi siete una videocamera, e come se fossimo delle amiche appunto qui nella mia cameretta, e vi svelo un po' i miei segreti di bellezza. Allora, in realtà in no particular order voglio parlarvi. Allora, primo vi parlerò del... questo l'avete visto, ho lavorato con questo brand nella promozione di questo prodotto, ma in questo video non c'è nulla di sponsorizzato, vi parlo solo delle cose che onestamente mi piacciono, proprio perché le collaborazioni che faccio le faccio con i prodotti che mi piacciono. E questo è il First Class, si trova da Sephora, il brand è IGK. Prima di lavorare con loro non lo conoscevo, l'ho scoperto, ed è uno shampoo al carbone, ragazzi, è pazzesco, uno shampoo secco, al carbone, ragazzi, è pazzesco. Io purtroppo mi ritrovo a lavare i capelli sempre troppo spesso, so che non fa benissimo perché comunque stressa il capello andare a lavarlo e toglie il suo nutrimento, e quindi tendo a lavarli ogni giorno, ultimamente un giorno sì, un giorno no, e comunque non va bene perché andrebbero lavati un paio di volte a settimana, specialmente se sono fragili come i miei. E con questo riesco a lavarli due volte alla settimana, 2/3 al massimo, perché ragazzi, cioè, ti toglie completamente tutto l'unto, ma non te li appesantisce, e ne basta pochissimo e poi spazzolando si toglie l'eccesso. Anzi, devo dire la verità, non vedo il bianco che molti shampoo secco lasciano, e tipo quello della Lush lascia sempre un residuo bianco, poi ovviamente spazzoli se ne va. Questo invece non lascia residui neanche sulla ricrescita quindi si vedrebbero, ed è pazzesco, ne basta poco e ti toglie tutto, cioè i capelli sembrano appena lavati, ragazzi, anche dopo, cioè diciamoci la verità, come stanno, anche dopo tipo 4 giorni che non li lavi, spruzzi questo shampoo e sembra che li hai appena lavati, e quindi io non posso che adorarlo, specialmente in estate, naturalmente per ovvi motivi. Poi, altro prodotto di cui vi voglio parlare è questo di Givenchy. Questa è una Beautifying Cream in Mist, è praticamente uno spray rinfrescante ma idratante allo stesso tempo, e vabbè, il brand lo sapete, mi piace tantissimo il packaging, non stiamo nemmeno a menzionarlo che Givenchy è sempre top anche come packaging, ma il prodotto in sé è pazzesco perché è super 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 rinfrescante e profumato, quindi profuma la pelle, ma mi piace perché appunto idrata, rinfresca, e per la bella stagione secondo me questi spray sono la vita, cioè la salvezza. Poi altro prodotto, mamma mia ragazzi, allora questo prodotto ve l'ho menzionato e si chiama Alpha H Liquid Gold, si trova anche questo da Sephora. Allora, quando ve l'ho fatto vedere in un video, perché mi era appena arrivato appunto da Sephora questo pacchetto, c'era questo prodotto, ho ricevuto tantissimi commenti che mi dicevano: Nicole, provalo, oh mio Dio, quel prodotto è top, lo uso da un sacco di tempo, mi trovo benissimo. E io ovviamente ho seguito il vostro consiglio, primo prodotto che ho provato tra tutto il pacchetto è proprio lui. Ragazzi, è fenomenale, avevate ragione, è proprio questo il bello di YouTube, che i consigli non sono solo da me verso di voi, ma sono anche da voi verso di me, e quindi mi sto trovando benissimo. È un prodotto che contiene acido glicolico, e non so se avevo mai provato dei prodotti con questo principio attivo, con questo ingrediente in passato, non credo, perché su di me è stato miracoloso. Allora, l'acido glicolico, da quanto ne so, funziona contro i brufoli, l'acne, e su di me, ragazzi, funziona, cioè non ho più avuto un brufolo, forse uno, ma poi riapplicando questo se ne va in, cioè, la velocità della luce. Purtroppo l'acido glicolico e tutti i prodotti che contengono questo ingrediente non andrebbero utilizzati in estate o comunque quando ti esponi al sole, quindi in realtà non dovrei, cioè non lo sto più utilizzando, ok, fino a quando non mi esponevo al sole lo usavo
su tutto il viso. Loro dicono di applicarlo con un dischetto di cover su tutto il viso, io ne prendevo proprio un po' sulle mani e lo spargevo così a casaccio praticamente su tutto il viso, diciamoci la verità. Non seguo sempre le istruzioni alla lettera, però ragazzi questo prodotto funziona da Dio. Cioè, a parte che l'ho usato tantissimo ed è ancora pieno, quindi ne basta davvero poco, quindi ti dura. Mi piacciono i prodotti che, anche se magari costano un pochino, comunque poi ti durano tanto, perché bisogna guardare anche quello, non solo il costo di un prodotto ma la durata. Ci sono prodotti che magari costano tanto però poi alla fine li finisci in un anno secondo, e ricomprarli è una spesa non indifferente, mentre questo appunto, cioè non lo so, l'ho usato per mesi ed è, non riesco ovviamente a vedere, ma sarà tipo a tre quarti, cioè praticamente nuovo, e però su di me funziona da Dio e continuo a utilizzarlo in realtà, anche se non dovrei con la bella stagione, ma solo sulle zone, cioè tipo se mi spunta un brufoletto metto tipo proprio poco proprio sul brufoletto e se ne va, cioè se ne va alla velocità della luce, il giorno dopo è scomparso. Ma la cosa più figa di questo prodotto, e penso che sia proprio l'acido glicolico, è che non solo scompare il brufoletto, ma non mi lascia neanche il segno, non mi lascia la cicatrice, e sulla mia pelle tutto lascia il segno, tutto lascia la cicatrice, questo no, è pazzesco. Non riesco a vivere senza, e quindi devo assolutamente usare altri prodotti con l'acido glicolico nel momento in cui avrò finito questo, oppure comprerò insomma un altro di questi prodotti. È pazzesco, provatelo. Poi però mi raccomando, in estate lascia le macchie se vi esponete al sole i prodotti con questo ingrediente, quindi non fatelo, ecco. Ok, però magari da settembre in poi tenetevelo a mente perché è pazzesco, oppure se insomma non vi esponete al sole, insomma penso possa andare bene. Poi, allora, fondotinta preferito del periodo è lui, Diego Della Palma. Vi ho parlato un sacco di questo fondotinta, in realtà un po' qua e là nei video, ma nel video dei preferiti non potevo non menzionarlo perché è sicuramente uno dei miei preferiti, anzi è il mio preferito del periodo, ed è il nudissimo, il colore è 242N. Fino a quando non prendo un po' di colore, se mai succederà, va benissimo per me. Il bello di questo fondotinta è che non ho nulla di tanto trascendentale e tanto pazzesco da dirvi, però non si vede addosso, dura tutto il giorno, vabbè ovviamente metto il primer e lo spray fissante, però non si vede, il colore è perfetto, dura tutto il giorno, non devo neanche sfumarlo tantissimo perché cioè, è perfetto per me. Ha una buona coprenza, non esagerata, non è cakey, ma non è nemmeno trasparente, quindi per me è il fondotinta perfetto. Ovviamente lo metto, quello lo applico con la Beauty Blender, ma insomma lo sapete. Poi, a proposito di spray fissanti, ne ho due da farvi vedere. Questo è l'All Nighter di Urban Decay, che penso sia un po' lo spray fissante più famoso e più usato in tutto il mondo, e non so perché l'ho detto il mondo, e però è lui, e sarà tipo la quarta, quinta, decima, ventesima, non lo so, bottiglia che io uso di questo prodotto, ed è sempre top, quindi non posso dire nulla. E poi ultimamente sto testando, ma avete visto non ne ho usato tantissimo in realtà, però sto testando l'Aqua Mist and Fix 4 in 1 di Diego Della Palma. È un'acqua aromatica, idratante, fissativa, rivitalizzante, anti-inquinamento. Mi piace il fatto che abbia tutte queste proprietà. In realtà io la uso come spray fissante, l'ho usata 5-6 volte come spray fissante ed è molto buona, e in più ha questo effetto idratante e ha un buon profumo, quindi insomma mi sta piacendo. Poi allora, rossetti preferiti del periodo. Sono tornata sui Mesauda Extreme Matte che usavo tipo 2 anni fa come una matta, cioè vabbè, continuo ad usarli, in realtà sono pazzeschi, ma sono ritornata ad usare il mio carissimo colore Pavlova 101. Non conosco molto bene Mesauda, cioè ho molti prodotti in realtà, ma conosco molto bene i loro Extreme Matte e sono pazzeschi, lo sapete. Oggi tra l'altro sto indossando proprio questo. E poi, altro prodotto di cui mi avete chiesto un sacco, è il Vice Liquid Lipstick di Urban Decay. Io amo questi rossetti, i Vice sono tra i miei preferiti di sempre, sia in stick che appunto in versione liquida. Questo è il Crimson ed è il mio rossetto rosso per eccellenza, cioè nel senso, se devo indossare un rossetto rosso, a meno che non voglia un rossetto aranciato, vado su questo. È perfetto, dura tantissimo, mangio, bevo, mi rimane su. Per me è fantastico, e poi ogni volta che lo indosso mi chiedete tutti che colore è, e lui è colore Crimson, è il rosso perfetto secondo me. Poi, allora, in realtà niente di originale, è semplicemente un lip balm, e questo è di Too Faced, però mi piace perché uno è, cioè,
ha un profumo di pesca, ragazzi, che è la fine del mondo. E mi piace questa cosa della collezione Peach di Too Faced, perché non ci sono tanti prodotti che hanno profumo di pesca, a me piace un sacco, quindi questo è pazzesco. E poi c'è tantissimo prodotto, io non vado a metterci le dita perché lo trovo molto antigienico, in realtà non mi piacciono tanto i balsami o comunque i prodotti che necessitano di... cioè di intingerci il dito e poi, perché secondo me appunto non è tanto igienico, però vado direttamente sulle labbra ogni volta e lo sto usando da mesi ed è sempre nuovo, cioè non so come sia possibile, quindi evidentemente c'è un sacco di prodotto. Idrata molto bene le labbra ma non le rende shiny, cosa molto importante per me perché uso sempre rossetti opachi. Poi, come non menzionare il mio kit sopracciglia Top by Nicole. Come sapete questo è un prodotto che ho creato in collaborazione con Benefit Cosmetics. Ho selezionato tutti i miei prodotti sopracciglia preferiti di questo marchio e li ho rinchiusi in questa box appunto disegnata da me, che ovviamente mi rispecchia un sacco perché è tutta rosa, ci sono tutti questi glitterini dorati, molto elegante, e vabbè, ci sono io e poi però all'interno soprattutto ci sono 6 prodotti per sopracciglia, tutti quanti assolutamente in full size. Ovviamente le tonalità è un kit per tutte le tonalità, quindi universale, quindi ho cercato di inserire tonalità medie, quindi per venire incontro a più persone possibile, ma volevo dirvi soprattutto la convenienza di questo kit, perché essendo tutti i prodotti in full size, e non mi ricordo mai, perché io con i numeri non vado d'accordo, allora, i prodotti full size, se acquistati singolarmente, costano 161,40 euro questi 6 prodotti, ovvero 5 con un doppio pennello, anche questo è full size professionale. Però se acquistate il mio kit vi costa 41 euro perché attualmente è in promo. Quindi ragazzi, da 161,40 a 40 euro c'è una bella differenza. Quindi assolutamente non fatevelo scappare, si trova da Sephora sia nei negozi che online ed è ovviamente super motivo di orgoglio per me e molto spesso, anzi praticamente sempre, quando mi vedete truccata, quindi con le sopracciglia semidecenti, ok? Ho usato sempre i prodotti all'interno del mio kit. E poi, altro prodotto che ragazzi io devo assolutamente menzionare, so che è molto controverso, si dice così, cioè è oggetto di molte critiche eccetera, ma come sempre insomma i prodotti di Chiara Ferragni, però questa è la sua palette in collaborazione con Lancome e vabbè, ovviamente sono d'accordo con alcune critiche perché uno, i pennellini all'interno delle palette sono sempre inutili e pessimi, quindi ovviamente non sono nemmeno andata a provarli, però si sa, succede con tutte le palette, anche con quelle migliori al mondo, i pennellini all'interno è meglio non usarli, meglio usare i nostri pennelli. Altra pecca, poi vi parlerò perché mi piace, poi vi dirò perché mi piace tanto, altra pecca è che ovviamente mettendo i rossetti cremosi accanto alle polveri, usando le polveri, la polvere, appunto il colore, l'ombretto tende ad andare ad appiccicarsi nel rossetto, quindi ovviamente purtroppo una palette rischia di avere questo problema se i colori in crema sono accanto a quelli in polvere, cosa bene o male inevitabile, quindi anche questo può essere un po' una difficoltà. Però ragazzi, io sono innamorata degli ombretti che su di me stanno molto bene, mi piacciono, sono non troppo scuri però si vedono, sono molto estivi, brillanti ma non troppo, secondo me stanno molto bene. E poi altra cosa che uso tantissimo è l'illuminante, questo più chiaro lo sapete, io da quando ho provato l'illuminante di questa palette, che a parte il packaging è fenomenale, ok, bellissimo, ma io da quando ho provato l'illuminante di questa palette, e io sono una che detesta l'illuminante, lo sapete bene, e ho usato l'illuminante, cioè da quando l'ho provato lo sto usando ogni giorno, lo sto indossando anche oggi, sia sopra gli zigomi che sul naso che sull'arco di Cupido, ne ho messo un po' anche qui oggi in realtà, sulle clavicole, non so se si vede, poco però non mi dispiace, e boh, non lo so, io sono, cioè, non lo so, questo illuminante mi ha colpito così tanto che mi ha fatto riscoprire, perché anni fa lo mettevo l'illuminante, poi c'è stato un buco di anni in cui mi vedevo orrenda con l'illuminante, e adesso invece mi piace, quindi non posso fare a meno e la uso ogni giorno, ragazzi, quindi dovevo per forza menzionarla in questo video. Mi chiedete spesso che illuminante è lui, cioè è quello all'interno di questa palette. E poi, altra cosa che voglio menzionare, allora, boh, a parte la mia Chanel, se avete visto il mio ultimo video haul, e ovviamente l'avete vista, ed è lei, è la
Chanel, questa è della collezione estiva della Cruz, se non sbaglio, comunque estiva 2019, quindi è nuovissimissimissima ed è clear, quindi è trasparente, ha comunque gli inserti in pelle, anche sotto c'è il classico quilted, quello quadretti, la fantasia quadretti Chanel, c'è sempre la stessa chiusura con la catena, insomma simile a tutte le borse classiche Chanel. Questa però ha la particolarità che uno è completamente trasparente e quindi molto molto estiva per questo secondo me, ma due c'è questo dettaglio in sabbia che non penso proprio che sia vera sabbia, cioè molti me l'hanno scritto, non penso che sia vera sabbia ragazzi, penso che sia simile sabbia, però fa molto molto estivo e mi piace tantissimo questo effetto sabbia, non lo so, è una cosa talmente particolare e la sto indossando ragazzi, oh mio Dio, c'è un centesimo che è volato, e la sto indossando ogni giorno da quando l'ho presa, quindi sicuramente è stato un acquisto ben fatto perché mi piace e riesco ad abbinarla a tutti gli outfit, anche oggi la indosserò e la adoro, quindi non penso nemmeno si trovi più. Io l'ho presa nella boutique di Milano e mi ricordo ancora quando sono entrata, ho detto sì, sto cercando la borsa clear, trasparente, e il tizio illusa, non la troverai mai. No, non mi ha detto proprio così, ma mi ha detto dovevi venire prima, che comunque sono più o meno siamo lì. E invece poi la SA l'ha trovata e l'ho presa subito al volo, vroom, mia, e sì, sono molto molto contenta di averla presa. Dietro c'è la tasca con un po' in tutte le classiche, però questa particolarità della sabbia mi fa impazzire. E poi altro prodotto che vi voglio menzionare, tantara, ovviamente ragazzi, lo so, cioè, ma è più forte di me. Quando crei un prodotto, ok, non so perché mi gratto la schiena dopo tutto il video, ok? Quando crei un prodotto, per te è ovviamente il prodotto più figo al mondo, quindi è ovvio che inserisco i miei prodotti con la mia firma in questo video, perché secondo me sono i migliori al mondo. E ovviamente non potevo non inserire la Fairy Tail. Ragazzi, se conoscete già questa candela, scusatemi se sono ripetitiva, ma è la candela che ho creato io in collaborazione con Jewel Candle. Mi hanno dato la possibilità di creare una candela dal nulla e di scegliere tutto. Ma non solo, queste sono candele gioiello, lo sapete bene, quindi all'interno di ogni candela si nasconde un gioiello prezioso e anche quelli sono stati disegnati da me, quindi è super motivo di orgoglio. Ho scelto il packaging, ho voluto chiamarla Fairy Tail perché ovviamente mi piace molto il mondo fatato, le fatine, quindi fairy, fairy tale, le principesse, i castelli, eccetera, questo, le fiabe praticamente, quindi non potevo non ispirarmi alle fiabe per questa candela meravigliosa. Ovviamente è molto rosa perché è il mio colore preferito, c'è la mia firma, la coroncina sopra sul tappo e poi ci sono tutti questi dettagli dorati e ha dei flakes dorati su tutto il packaging, cosa che ho voluto fortemente ed è stato difficile da fare, ma ce l'abbiamo fatta. E ci sono appunto, c'è disegnata una coroncina, delle chiavi preziose, uno specchio, uno scettro che ricorda molto quello di Sailor Moon, una rosa e una scarpetta che ricorda molto Cenerentola e poi appunto c'è questo fiocco metallizzato rosa stupendo che quando ti arriva in realtà il fiocco è qua, ma io lo sposto sempre sotto quando accendo la candela. Menzioniamo il profumo e poi vi parlo dei gioielli se ancora non lo sapete. Il profumo è di vaniglia e caramello. Io... mio Dio! Ho toccato lo stoppino con il naso. Allora, io amo i profumi golosi e quindi volevo dare un profumo super goloso alla mia candela. Ho provato tantissime fragranze e quella che mi ha colpito di più, che secondo me è la migliore, che profuma tutta casa ma non è troppo forte, è lei. Vaniglia e caramello è... mamma mia, io adoro, a volte la annuso e basta, anche da spenta, perché ha veramente questo profumo golosissimo che ti fa venire fame, in realtà voglia di dolce, scusatemi per questo, ma questo significa che è proprio un buon profumo. E poi menzioniamo gli orecchini. Allora, all'interno di ogni candela c'è un paio di orecchini in argento placati oro 24 carati, quindi sono dei veri e propri gioielli. Quando arrivate ad un certo punto e la cera arriva più o meno qui, lo vedete, c'è disegnato un gioiello, un orecchino, proprio perché all'interno c'è un pacchettino che voi andate a destrarre e poi all'interno si trova uno dei 17 modelli di orecchini che io ho creato a sorpresa. Ci sono, mi sono ispirata ai miei tatuaggi, quindi c'è l'orecchino Believe, c'è l'orecchino Now, poi ci sono gli orecchini con i gatti e poi il resto sono anche tutti molto diciamo ispirati alle fiabe, quindi c'è la coroncina, ci sono i diamantini, ci sono le stelline, ci sono i cuoricini.
E quindi, e poi ci sono anche in realtà gli anelli che sto indossando sempre, cioè il fulmine, sono tutto gioielli che stanno andando tantissimo in realtà, comunque sullo stile minimal ma elegante, ed è proprio questo che ho voluto fare per i miei gioielli. Quindi in realtà da quando è uscita la candela sto indossando praticamente, a parte l'ultimo, da questa parte sono tutti gioielli, quelli che mi vedete indossare in questo ultimo periodo, appunto da quando è uscita la mia fairy tale, sono tutti gioielli che si trovano all'interno della candela, quindi quelli che mi vedete indossare, e li adoro, 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 adoro questi orecchini. Ovviamente quando li disegni tu, ovviamente non puoi che pensare che siano i più belli al mondo, e quindi questo è quanto. Comunque vi metterò il link per l'acquisto del mio kit e della mia candela giù nel box informazioni se siete interessati. Basta che cerchiate comunque Nicole sul sito sephora.it, oppure se andate sul sito Jewel Candle cercate la Fairy Tale e la trovate. Tra l'altro con il mio codice non è più attivo, però c'è la promozione fino ad esaurimento sconto. Se acquistate una candela qualsiasi, quindi anche la Fairy Tale ma qualsiasi altra candela, sul sito Jewel Candle ve ne regalano una gratis a sorpresa. Se acquistate due candele vi regalano due candele gratis, e così via fino a un massimo di 4. Quindi acquistare 4 candele ma averne altre 4 in regalo e riceverne 8 non è niente male. So che è fino a esaurimento sconto però questa promozione, quindi affrettatevi perché non so quanto ancora durerà. Però appunto, se acquistate tipo 3 Fairy Tale vi regalano altre 3 candele e ne ricevete 6, quindi non è niente male, ognuna con un gioiello poi, quindi questa è una figata. E questo era tutto per i miei preferiti del periodo, ma ho un'altra cosa da farvi vedere. C'è il mega regalo, la mega sorpresa che ho per voi e che vi stavo, di cui vi parlavo all'inizio del video, ok? Perché? Perché in questo video c'è nascosto un mega giveaway pazzesco, ragazzi, riesco a malapena ad alzare tutto. Oh! Cadono fuori, sono veramente tantissimi. Oggi regalerò ad una di voi, che mi scriverà nei commenti, tutti questi prodotti, ragazzi, sono tantissimissimissimi. Adesso ve li faccio vedere un po' meglio per farvi capire perché è talmente pesante questa box che non riesco ad alzarla. Ok, ci sono un sacco di prodotti: Fenty Beauty, Too Faced, Lierac, Benefit Cosmetics, Mesauda, un Extreme Matte, proprio quelli di cui vi parlavo, appunto Benefit, questo mega kit di Benefit Bronze Squad, poi ci sono molte cosine Dior, NYX, qualcosina Kiko, altre cosine Fenty Beauty, fondotinta Fenty Beauty, un sacco di prodotti anche per la skincare dei miei brand preferiti, questo è Joaquin, e poi Pixi, questo è fantastico, una palette di ombretti, quindi insomma tantissimi tantissimi prodotti in regalo per voi, ragazzi. Quindi uno di voi riceverà a casa tutti 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 questi prodotti. Come al solito vi basta commentare questo video, in realtà, e essere iscritti insomma al mio canale, insomma commentate questo video e ditemi, scrivetemi regalo o giveaway, in modo che io capisca che volete riceverli, e poi mi metterò io in contatto con la persona che li riceverà a casa. Questo è quanto, proprio un regalo per voi, quindi nel commento scrivete o giveaway o regalo, insomma regali, insomma l'importante è che io capisca che lo volete, ok? E basta, questo è quanto, insomma nient'altro. Quindi spero vi sia piaciuto questo video, spero vi sia piaciuta questa sorpresa, scrivetemi tutto nei commenti, vi mando un bacio grandissimo e noi ci vediamo domani con un nuovo video, ciao!